Quindi, Michelangelo, ci stai dicendo in pratica che al di là del problema finanziario, al di là, insomma, della discussione, del dibattito anche politico, sulle criptovalute, è un problema di natura tecnologica e questo è un punto, una visione che non avevamo preso in considerazione. Quindi, grazie per averci aperto, insomma, questa finestra di riflessione alternativa. Sì, Valentina, è proprio un problema di discussione delle piattaforme tecnologiche e diciamo come se vuoi fare un parallelismo, ti faccio questo. Ti ricordi quando è esplosa la bolla dei derivati sui mutui? Sì, certo. Cosa succedeva? Gli americani compravano la prima casa, magari con mutuo. Poi il valore della casa saliva, loro si facevano fare un ulteriore prestito per comprare un'altra casa. Il Sì. valore saliva ulteriormente, pur non avendo i soldi per pagare le singole rate, comunque continuavano a fare questo in maniera progressiva. Perché il prezzo continuava a salire, poi loro andavano automaticamente magari a vendere la casa al prezzo più basso e a realizzare un guadagno. Bene, il crollo dove c'è stato? Quando? Questi mutui sono stati cartolarizzati e sono stati venduti sul mercato con AAA come una cosa sicura e lavorava sull'effetto leva. Qua sta succedendo la stessa Stessa cosa. cosa. Molti degli investitori hanno lavorato sull'effetto leva. Quando la speculazione poi ti gira contro, tu lavorando con l'effetto leva lavori con i margin call, quindi al di sotto di un determinato prezzo interviene il broker, chi ti ha prestato i soldi, ti dice bene, o chiudi la posizione oppure mi vai ad integrare. Se tu non hai soldi per integrare, sei obbligato a vendere. Ed ecco quello che è successo sul mercato ed è quello che io mi aspetto che potrebbe succedere da qua, probabilmente al 4 di luglio, Sì. ulteriormente, se quelle due situazioni particolari e perché no, eventualmente altre situazioni a livello tecnologico e a livello finanziario anche si dovessero presentare. Bene, quello probabilmente sarà il punto di minimo, forse, che le criptovalute raggiungeranno. Quindi in funzione di una diminuzione non tanto dovuta sottostante, ma delle vendite forzose. Michelangelo, sei stato chiarissimo, io ti ringrazio davvero per questa spiegazione molto interessante che ha arricchito, insomma, tutti noi, naturalmente anche il pubblico a casa. Sempre un piacere ascoltarti, naturalmente io rinnovo l'appuntamento per martedì prossimo, sempre sulle fonti. Va bene, io ti saluto e saluto il pubblico. Arrivederci. Grazie, grazie mille.